un giorno di sole, Alice e sua sorella andarono a passeggiare nei campi. La sorella di Alice stava leggendo un libro, e perciò Alice si annoiava molto. Proprio mentre stava pensando a cosa poter fare per divertirsi, un coniglio bianco le passò davanti. Il coniglio parlottava fra sé e sé. Alice si meravigliò perché non aveva mai visto un coniglio parlante. Il coniglio tirò fuori un orologio da taschino e disse: Oh no, è tardi! Disse con urgenza. Alice era impressionata da quello che aveva visto. Così, curiosa di vedere cosa stava succedendo, seguì il coniglio. Il coniglio entrò in un buco nel tronco di un albero. Alice lo seguì attraverso lo stesso buco. Improvvisamente si ritrovò a cadere come in un pozzo. Il pozzo era molto profondo e Alice continuava a cadere lentamente. Mentre cadeva, la bambina vide quadri, piccoli armadi e librerie. Ad Alice sembrava di girare intorno al mondo. Infine, cadde su una superficie morbida. C'era un lungo corridoio davanti a lei. Così si alzò e cominciò a camminare. Vide molte porte chiuse lungo il corridoio e il coniglio sparito. Alice temeva di non poter più uscire da lì. Ma proprio in quel momento vide una piccola chiave dorata su un piccolo tavolino a tre gambe, a fianco a lei. Prese la chiave e cercò di aprire tutte le porte chiuse, ma la chiave era troppo piccola per le porte. Guardandosi attorno tristemente, Alice vide che c'era un'altra piccola porta dietro le tende. Quando infilò la chiave nella serratura, la porta si aprì immediatamente. Alice fu molto felice quando si aprì. Dietro la porta c'era un bellissimo giardino. Ma visto che non passava per quella porticina, Alice non poteva uscire. Quando tornò al tavolino dentro, notò una bottiglia con un'etichetta che diceva: Bevimi. Alice prese la bottiglia e beve. Non appena beve la pozione, iniziò a rimpicciolirsi, finché non fu abbastanza piccola da passare attraverso la porta. Ma quando tornò a prendere la chiave, realizzò di essere troppo piccola per raggiungere il tavolo. Iniziò a piangere. In quel momento, vide una torta sul pavimento. Sulla torta c'era scritto: Mangiami. Curiosa, Alice diede un morso alla torta. Così iniziò a crescere di nuovo. Ora poteva prendere la chiave, ma era troppo grande per passare dalla porta. Alice era troppo stanca, senza speranza. Iniziò a piangere di nuovo. Le lacrime che scorrevano dai suoi occhi iniziarono a formare una grande pozzanghera che raggiungeva la fine del corridoio. Improvvisamente, il coniglio bianco le passò a fianco di gran fretta. Signore, signore, per favore si fermi! Mi aiuti! Il coniglio corse via veloce, senza nemmeno guardare Alice. Ma mentre correva, lasciò cadere un guanto e il ventaglio. Alice raccolse le sue cose e quando iniziò a sventolare, si rimpicciolì di nuovo. Proprio in quel momento scivolò e cadde nella pozzanghera. Alice e molti altri animali che nuotavano nell'acqua venirono trasportati verso la riva. Quando raggiunsero la riva, erano tutti bagnati e Alice vide di nuovo il coniglio. Questa volta il coniglio pensò che Alice fosse la sua cameriera e le disse di prendere i suoi guanti e ventaglio a casa sua. Alice andò nella casa del coniglio. Quando entrò, trovò immediatamente guanti e ventaglio, ma proprio lì vide un'altra bottiglia sul tavolo. Raggiunse la bottiglia e pensò: forse se bevo questa posso tornare nella mia statura normale. Prese la bottiglia e beve l'intera pozione. Diventò talmente grande da non entrare più nella casa.
Che cosa farò adesso? Come uscirò di qui? Nel frattempo, il coniglio aspettava Alice con impazienza. Spaventati da Alice, gli animali iniziarono a tirare sassi dentro la casa, rompendo le finestre. Le pietre che atterravano attorno ad Alice diventavano piccoli pezzi di torta. Quando Alice mangiò questi pezzetti di torta, si rimpicciolì di nuovo e riuscì ad uscire dalla casa. Ma questa volta, sfortunatamente, era diventata troppo piccola. Povera Alice, così piccolina, si era persa fra i cespugli nella foresta. Iniziò a pensare a cosa avrebbe potuto fare per tornare alla sua statura normale. In quel momento, vide un cucciolo poco lontano. Quando chiamò il cucciolo per accarezzarlo, realizzò quanto fosse piccola rispetto al cane. Venne quasi schiacciata dalle sue zampe. Mentre correva, inciampò in un fungo. C'era un bruco blu sul fungo. Lei chiese al bruco cosa avrebbe potuto fare per tornare alla sua statura normale. Il bruco rispose con fare saggio: un lato del fungo su cui mi trovo io crescere ti farà, l'altro piccola ti renderà. Alice prese un piccolo pezzo del fungo e lo mise in bocca. In quel momento era così grande da non riuscire nemmeno a vedere i suoi piedi. Per tornare alla sua statura normale, questa volta prese un pezzetto dall'altro lato del fungo. Mangiando diversi pezzi dalle diverse parti del fungo, riuscì a tornare alla sua statura normale. Prese due pezzettini da ogni lato e li tenne nella mano. Mentre stava camminando, arrivò ad una piccola casetta. Ma per poter entrare sarebbe dovuto rimpicciolire di nuovo. Mangiando i pezzetti del fungo, rimpicciolì ancora. Quando entrò in casa, Alice si ritrovò in una cucina. Proprio al centro della cucina c'era una donna con un bambino fra le braccia. E sul pavimento un gatto grasso stava guardando Alice sorridendo. Era la prima volta che Alice vedeva un gatto sorridere. Così chiese curiosa: come mai il vostro gatto sorride così? Beh, vedi, perché lui è uno stregatto, disse la donna. Allo stesso tempo, il gatto divenne invisibile e il bambino che stava in braccio alla donna iniziò a piangere. La donna diede il bambino ad Alice. Tu culli la bambina finché non smette di piangere. Io andrò a giocare a croquet con la regina. Alice prese la bambina e iniziò a cullarla. Improvvisamente lo stregatto apparve di nuovo sorridendo e parlò ad Alice. Devi trovare il cappellaio matto e la lepre marzolina, ma attenta perché loro sono matti. Subito dopo la breve chiacchierata, lo stregatto sparì di nuovo. Alice urlò al gatto arrabbiata: smettila di sparire e riapparire di continuo, mi farai ammattire. Lo stregatto apparve ancora sorridendo. Va bene, allora sparirò lentamente. Iniziando dalla coda, lo stregatto sparì di nuovo e rimase solo la sua faccia. Alice uscì dalla casa e in poco tempo trovò la casa della lepre marzolina. La lepre stava prendendo il tè con il cappellaio matto sotto ad un albero. La lepre aveva del fieno fra le orecchie. Alice non capiva cosa servisse del fieno fra le sue orecchie. Il cappellaio matto aveva un cappello sulla sua testa. Il topo fra di loro si riposava sul tavolo dormendo. Ed entrambi poggiavano le braccia sul topo usandolo come cuscino. Quando videro Alice arrivare, si opposero, dicendo che non c'era spazio disponibile. Invece sì che c'è, disse Alice. Il cappellaio matto chiese ad Alice: perché un corvo somiglia ad una scrivania? Secondo te perché? Non lo so. Alice era stufa degli stupidi giochetti del cappellaio matto e della lepre marzolina e disse: è stato l'incontro più stupido di sempre. E se ne andò. Alice notò una porta nel tronco di un albero.
Quando entrò, trovò una chiave d'oro. La chiave d'oro apriva la porta su un bellissimo giardino. Entrando nel giardino, Alice fu molto sorpresa. I giardinieri della regina Liquori stavano dipingendo di rosso tutte le rose bianche. E tutti gli uomini erano carte da gioco. Allora Alice chiese: «Senti, io vorrei farti una domanda. Come mai dipingete tutte le rose di rosso?» Così il giardiniere rispose: «La regina voleva rose rosse, ma per sbaglio abbiamo piantato rose bianche. Se la regina lo scoprisse, ci taglierebbe la testa!» Proprio in quel momento, la regina Liquori arrivò nel giardino. Anche i soldati dietro di lei erano carte da gioco. La regina Liquori invitò la strana ragazza che vedeva per la prima volta a giocare a croquet. Alice non aveva mai visto un campo da croquet come quello. I ricci erano le paglie e i fenicotteri le mazze da croquet. Nel bel mezzo della partita i giocatori iniziarono a litigare e si lanciavano ricci a vicenda. La regina fu molto arrabbiata per questa situazione. Improvvisamente batté il suo piede per terra e urlò infuriata: «Tagliate la testa a tutti quelli che litigano!» La regina Liquori era così arrabbiata che cancellò la partita di croquet. Ad un certo punto una voce annunciò: «Il processo è cominciato!» Tutti iniziarono a correre verso la corte. Si sarebbe tenuto un processo per Jack di Cuori, che era accusato di aver rubato una torta dalla cucina della regina. La regina non aveva colto Jack in flagrante, pertanto non poteva punirlo. Il Jack di Cuori fu tenuto in prigione durante il processo. Il coniglio bianco iniziò a leggere da un rotolo di carta che aveva con sé: «In un bel giorno di sole la nostra regina aveva cucinato torte deliziose e quel mascalzone di Jack di Cuori le ha rubate!» Il re gridò dal suo posto: «Chiamate il primo testimone!» Il primo testimone era il cappellaio matto. Quando il cappellaio iniziò a parlare al banco dei testimoni di fronte al re, Alice improvvisamente cominciò a crescere. Il coniglio bianco annunciò che era il momento di sentire la testimonianza di Alice. Sentendo il suo nome, Alice immediatamente si alzò, dimenticandosi di quanto grande fosse diventata. Quando il suo vestito si impigliò sul banco della giuria, lo fece ribaltare completamente, facendo cadere a terra tutti i membri della giuria. La regina chiese ad Alice di dirle tutto quello che sapeva. «Io non so niente!» rispose Alice. La regina urlò furiosa: «Oh no! Tagliatele la testa!» E Alice rispose coraggiosamente: «Voi non siete la mia regina, quindi non potete farmi niente!» Non appena Alice disse queste parole, il re, la regina e tutte le carte da gioco iniziarono a volare intorno ad Alice. Urlando, Alice cercò di prenderle. Tutto il trambusto divenne un grande vortice di carte intorno ad Alice, che le risucchiavano dentro facendola volare. Ed infine, con le foglie che volavano attorno a lei, si ritrovò di nuovo nel campo. Sua sorella la chiamò: «Alice, forza, svegliati!» Quando Alice si svegliò, realizzò che era stato tutto un sogno. «Oh wow, era tutto un sogno! E che sogno meraviglioso!» «Ehi sorellina, voglio raccontarti il mio sogno! C'era un coniglio bianco e poi la regina di cuori!» C'era una volta una coppia di sposi. Anche se desideravano tanto avere un figlio, purtroppo per loro non era possibile. Un giorno la moglie andò dalla vecchia strega e le disse che voleva un bambino. «Non devi essere così triste, mia cara! Se lo desideri, accadrà! Pianta questo seme in un vaso e attendi! Resterai sorpresa! Fidati di me!» La moglie era molto felice e ringraziò con gioia. In cambio del suo meraviglioso favore, diede alla strega dei soldi. Più tardi andò direttamente a casa e piantò il seme in un vaso. Con molta pazienza si mise ad aspettare vicino al vaso. Un po' di tempo dopo, un grande fiore simile a un tulipano cominciò a sbocciare.
In quell'esatto momento pensò che era un fiore meraviglioso. Con i suoi petali ancora chiusi, si avvicinò e lo baciò. Subito dopo, i petali si schiusero. All'interno del fiore sedeva una piccola bambina. Molto confusa, la donna prese la minuscola ragazzina nella sua mano. «Che piccola e minuta bambina che sei! Dovresti chiamarti Pollicina!» La donna creò il letto di Pollicina dal guscio di una noce, il materasso dalle foglie di violetta e la coperta dai petali di rosa. Pollicina si adattò con facilità alla sua nuova vita. Durante la notte avrebbe dormito nel suo letto, fatto apposta per lei. E durante il giorno avrebbe suonato sul tavolo e cantato canzoni. Una notte, mentre Pollicina stava dormendo nel suo letto, un brutto ranocchio entrò dalla finestra e vide la piccola ragazza dormire nel guscio di noce. Rabbit. Oh cielo, che piccola e bellissima ragazza sei, e diventeresti una grande amica di mio figlio. Più in fretta possibile, la rana prese il guscio di noce e andò fuori dalla finestra. Proprio vicino alla casa c'era una palude. La casa dove vivevano il brutto ranocchio e suo figlio era proprio lì. Il figlio del brutto ranocchio era tanto brutto quanto suo padre. Quando vide la piccola ragazza che suo padre aveva portato, gracidò fortissimo. Rabbit, rabbit. Smettila di gracidare o sveglierai la ragazza. Se si svegliasse correrebbe via spaventata. Rabbit. Papà e figlio decisero di creare un posto dove la ragazza potesse stare. Papà Ranocchio ebbe una grande idea. Un'idea. Mettiamo la piccola ragazza in uno dei gigli sopra al ruscello. Circondata da tutta quell'acqua, sarà impossibile per lei andare via. Che ne dici? Papà Ranocchio prese Pollicina con il suo lettino e la mise in uno dei gigli. Alla mattina, con la forte luce del sole, Pollicina si svegliò. Quando si accorse di non essere a casa e si vide circondata da tutta quell'acqua, spaventata cominciò a piangere. Ma dove sono? Papà e figlio Ranocchio andarono da Pollicina. Ecco il tuo nuovo amico. Sto preparando una fantastica casa nuova per te. Si troverà nelle profondità delle acque della palude. Padre e figlio presero il lettino di Pollicina fatto di guscio di noce e nuotarono via, lasciandola lì su una foglia. Proprio in quel momento, alcuni pesci rossi nuotavano da quelle parti e avevano sentito quello che aveva detto il brutto ranocchio. Non potevano sopportare l'idea del brutto ranocchio che sconvolgeva in quel modo una bellissima ragazza come Pollicina. Non preoccuparti, piccola ragazza, ti salveremo! Tutti insieme masticarono lo stelo del giglio dove stava seduta Pollicina, fino a romperlo. Ora libera, la foglia fu presa da una piccola corrente e cominciò ad andare lontano. Facendosi strada sulla corrente nella sua verde foglia, catturò l'ammirazione di tutti gli uccelli. Oh, com'è piccola e bella! Durante il tragitto, vide un grande maggiolino. Lui la prese più in fretta che poté e la posò su un albero. Trovandosi così in alto su un albero, Pollicina era molto spaventata. Che tipo di insetto sei? E perché mi hai portata qui? Sono un maggiolino e non ho mai visto un insetto come te prima, così volevo mostrarti ai miei amici. Più tardi, tutti gli altri maggiolini dello stesso albero si avvicinarono a vedere Pollicina. Tentando di non darlo a vedere, tutti i maggiolini erano gelosi della sua meravigliosa bellezza. Sei una strana creatura. Che debole, non ha nemmeno le ali. Che brutta! Si può a malapena guardare! Sei libera di andare dove vuoi! Non vogliamo che una creatura così brutta stia vicina a noi! Pollicina restò da sola per tutta l'estate. Sopportò la fame e la sete bevendo l'acqua dei fiori. Passò molto tempo e arrivò il freddo.
A causa dei suoi vestiti estivi, prese molto freddo. Lontano vide un campo. E il campo era pieno di paglia. Dopo una lunga camminata, Pollicina arrivò al campo. Sotto la paglia trovò una casa di ratti di campagna. Nella speranza di trovare del cibo, bussò alla porta e chiese se avessero dell'orzo. Un gentile ratto la fece entrare. Lei accettò all'istante e mangiò tutto il cibo che il ratto le aveva offerto. Al ratto piaceva molto Pollicina. Se mi racconterai una storia ogni giorno, ti permetterò di stare qui con me fino all'inverno. Con grande soddisfazione, Pollicina accettò l'offerta. Oggi verrà il mio vicino. Lui sta molto meglio di me. Se andrai con lui starai benissimo, ma ricorda che lui ci vede molto male. Dovrai raccontargli le tue migliori fiabe per tenerlo sempre impegnato. Poco tempo dopo, con la sua vellutata pelliccia sulle spalle, apparve una talpa. A Pollicina non piaceva molto la talpa, ma non doveva infastidirlo. Così acconsentì a cantare una canzone per lui. Vola, coccinella, le nozze saranno domani, la mamma ti comprerà scarpe e vestiti nuovi. Anche se non vedeva bene, la talpa capì che gli piaceva molto Pollicina e decise di portarla a casa. Sono riuscito ad arrivare fino a qui scavando un buco e facendo un tunnel. Se vuoi possiamo fare la strada insieme e ti mostro casa mia, tesoro. Pollicina era molto esitante. Vedendo che il ratto era d'accordo, Pollicina accettò l'offerta. Allora percorsero la strada. Durante il tragitto, videro una rondine che stava a terra con le ali ai fianchi e la testa e le zampe nascoste sotto le piume. Quell'uccello non c'era quando sono passato di qua, deve essere caduto dal suo nido. Pollicina pensò agli uccelli della foresta e si ricordò del loro cinguettio. Non sopportava la vista di uno di loro in quello stato ed era molto triste. Senza che il ratto e la talpa la vedessero, andò dalla rondine e le diede un bacio. Questo uccellino potrebbe essere uno di quelli che sentivo cinguettare quest'estate. Se è così, gli devo davvero molto. Andiamo, Pollicina, ti stiamo aspettando! Non riuscì a dormire quella notte. Così cucì una coperta con la paglia. Andò nel corridoio e coprì la rondine. Bagnò una foglia di menta che usava come coperta e la mise sulla sua fronte. Per favore, guarisci presto, piccolo uccellino! Il giorno seguente, Pollicina andò a vedere come stava la rondine e vide che i suoi occhi erano aperti. Oh, non so davvero come ringraziarti. Ti sei presa così cura di me. Ora mi rimetterò in pochissimo tempo. Una volta che sarò guarita del tutto, potrò andare dai miei amici nelle città più... E tutto grazie a te. Fa molto freddo fuori. Dovresti riposare nel tuo letto caldo e guarire completamente. Dopo che Pollicina ebbe parlato con la rondine, le portò dell'acqua con l'aiuto di un petalo di un fiore e l'aiutò a bere. Poco più tardi, ascoltò di come si era rotta un'ala cadendo fra i cespugli. La rondine ferita non era veloce come i suoi amici. Era stanca e così cadde. Infine, la primavera era arrivata e il sole cominciò a scaldare il paesaggio ancora una volta. La rondine sapeva che era il momento di dire addio a Pollicina. Ti piacerebbe venire nella foresta con me? Mi piacerebbe venire con te, ma la mia amica, il ratto di campagna, sarebbe molto triste se l'abbandonassi. In questo caso, addio Pollicina. Forse un giorno ci incontreremo ancora. Con le lacrime agli occhi, Pollicina guardò la rondine andare via. Con l'arrivo della primavera, le preoccupazioni di Pollicina cominciarono a crescere. È estate adesso! Ora che la talpa vuole sposarti, dovremmo prendere dei vestiti nuovi insieme. Che ne dici, mia cara Pollicina? Quando arriverà l'inverno, preparati a vivere con me sottoterra, Pollicina mia, tesoro.
Prima di cominciare la sua vita sottoterra, dove era freddo e buio, andò fuori per l'ultima volta a vedere il sole. Proprio quando stava per rientrare, sopra la sua testa sentì un uccello. Quando alzò la testa per guardare, vide la sua adorata rondine. Pollicina disse alla rondine che la volevano obbligare a sposare la talpa e avrebbe dovuto vivere sottoterra dove non c'era la luce del sole. L'inverno è alle porte. Ci stiamo preparando per migrare nelle città calde. Vieni con noi. Mi hai salvato la vita. Vorrei tanto poterti ripagare. Questa volta Pollicina accettò l'offerta della rondine. Così Pollicina e la rondine andarono insieme e volarono via sulle foreste, i mari e le montagne coperti di neve. Più avanti, le due amiche arrivarono nei luoghi caldi, in posti meravigliosi. Il sole era brillante e il cielo luminoso. Questa è la mia casa. Ti prego, scegli il fiore più bello. Ma è bellissimo! La rondine regalò a Pollicina il bellissimo fiore. In mezzo a tanta bellezza, Pollicina era davvero felice. Seduta nel suo fiore, osservando tutti i suoi dettagli, lei era ammaliata. Nel fiore sedeva un piccolo uomo, scintillante come il vetro. L'uomo era la fata del fiore. Ogni fiore aveva la propria fata. Era alto come un dito, aveva ali scintillanti sulla schiena e una corona d'oro sulla testa. Era la prima volta che la bellissima fata vedeva una ragazza piccola come lui. Qual è il tuo nome, bellissima ragazza? Il mio nome è Pollicina. La fata tolse la corona dalla testa e la mise sulla testa di Pollicina. Se mi sposerai, sarai la regina di tutti questi fiori e vivrai una vita felicissima insieme a me per sempre. Dopo aver vissuto tanta crudeltà e trovandosi in un luogo così bello, Pollicina fu molto felice di sentire una proposta così meravigliosa dalla bellissima fata. La fata prese la mano di Pollicina e proprio in quel momento due ali apparvero sulla schiena di Pollicina. Ora Pollicina era la regina delle fate. E insieme vissero una vita lunga e felice.